Dopo la fugace apparizione per liberarlo dal palazzo di Atlante dove era tenuto prigioniero, Orlando non ha più visto Angelica, ma non ha mai smesso di cercarla. Angelica, sprezzante nei confronti di ogni amante, è stata però finalmente punita dal dio amore, che l'ha fatta innamorare dell'umile ma bellissimo soldato africano Medoro, che ha trovato per caso ferito e ha salvato da morte sicura con le sue arti curative. Mentre lo curava, appunto, Angelica si è ammalata d'amore. Ricambiata. I due hanno celebrato nozze campestri nella casa del pastore che li ha ospitati fino alla guarigione di Medoro e hanno a lungo amoreggiato in un boschetto lì vicino. Guarda caso, è proprio qui che capita un giorno lo sventurato Orlando. Dopo molto vagabondar per molta via, giunse Orlando a un rivo che parea cristallo, nelle cui sponde un bel pratel fioria di nativo color vago e dipinto e di molti e belli arbori distinto. Volgendosi intorno, Orlando vide scritti molti arbuscelli in su l'ombrosa riva. Era quello uno di quei luoghi già descritti ove sovente con Medor veniva la bella Angelica del Catai regina. Qui soleano al più cocente giorno stare abbracciati i due felici amanti. Paveano i nomi lor dentro ed intorno scritti, qual con carbone, qual con gesso, qual con punte di coltelli impresso Angelica e Medor con 100 nodi legati insieme e in 100 lochi. Orlando vede quante lettere son, tanti son chiodi coi quali amore il cuor gli punge e fiete fa col pensier cercando in mille modi non creder quel che a suo dispetto crede ch'altra Angelica sia, creder si sforza che abbia scritto il suo nome in quella scorza. Più avanti, ove si incurva il monte a guisa d'arco in su la chiara fonte, vede in una grotta sull'entrata una scritta che di sua man Medoro avea vergata. Liete piante, verdi erbe, limpide acque, spelunca opaca di fresche ombre grata, ove Angelica da molti in vano amata, fra le mie braccia nuda, già tra le mie braccia nuda giacque. Tre volte e quattro e sei lesse lo scritto l'infelice Orlando, sempre cercando invano che non vi fosse quel che v'era scritto, e sempre lo vedea più chiaro e piano. Orlando scopre dunque le iscrizioni tracciate da Angelica e Medoro, ma non vuole credere ad esse. Afflitto trova riparo in una casa lì vicino, è quella che aveva ospitato i giovani innamorati. Credendo di poterlo rinfrancare, il pastore che abita lì gli narra appunto la loro storia e, come se non bastasse, gli mostra il braccialetto donato da Angelica. Di fronte all'evidenza, Orlando non può più illudersi e impazzisce. La sua furia devastatrice si abbatte su ogni cosa. Questa conclusione fu la scure che il capo a un colpo gli levò dal collo. Quel letto, quella casa, quel pastore immantinente, intanto odio gli casca che senza aspettar che il nuovo giorno nasca piglia l'arme
Il destriero ed esce fuori per mezzo il bosco alla più oscura frasca. E quando poi gli avviso d'esser solo, con gridi e turli apre le porte al duolo di pianger mai, mai di gridar s'arresta, né la notte né il dì si dà mai. Pace, fugge, smarrito, alla foresta cade nell'erba e allo scoperto giace, gli occhi ficca nel cielo e non fa motto che il sole...